posso parlare? Sì, il Chuck. Praticamente questo è un documentario naturalistico delle bellezze dell'Italia. Qui vediamo un paese che si chiama Sant'Oreste. È tutto ad un tratto ci ritroviamo in questa roba qua. Che non vi spaventate, anzi dovreste spaventare, perché anche se questa roba serve soltanto per spaventare le pecore, diciamo, c'è tutta questa costruzione così complessa, tutto, è solo per terrorizzare. Infatti stavo dicendo al mio cameraman qui che questa roba viene fatta sfilare nelle piazze, nelle vie in Albania, mi ricordo, così solo per terrorizzare la pecora. Capace che quel rettile, quel cazzo di razzo lì, non rettile, creato dal rettile, manco funziona. Ma è semplicemente così da registrare, da filmare dal rettile, poi da trasmettere con qualche effetto, qualche bomba qua e là, così, ma penso che manco funziona. Come i razzi che vanno nello spazio, non vanno nello spazio, fanno così e poi cascano da qualche parte, non è che servono a qualcosa. Stai videando? Beh, continuando a parlare appunto del teatro, questi sono tutti i pezzi che servono al film della vita, diciamo, che il rettile usa per terrorizzare. Infatti questo percorso si chiama percorso della memoria. E... c'è qualche giovane forse. Quindi qua vediamo altri pezzi, diciamo, che servono al grande teatro. Vediamo tutti i film, eh? Ecco. Tra poco andremo a incontrare Antonio se sta fanno una canna, ecco. Oppure si chiuderà la porta là e ci si incuna. Chiudiamo. Maronna. Serve per la memoria tutto questo. Ciao. Ciao. Siamo entrati così, non lo so. Ci siamo. Vediamo la donna dipinta come una dea. Vediamo questo essere divino qua. E chi può proteggere la donna se non lo Stato? Chiama 1522 numero antiviolenza e antistalking. Lo Stato sì che vuole bene. E aggiungiamoci anche una bella citazione così per impressionare la pecora: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. E parla il maestro della violenza, che è lo Stato. Comunque, diciamo, vabbè. Qui, per continuare a parlare, diciamo, dell'amore dello Stato per la donna, bisogna vedere qua questo parcheggio, è stato proprio appositamente dedicata la donna. Ricordatevi quanto lo Stato vi ama. Vediamo una copia così. Eh? Il castello Disney, versione così per poveracci. E lei ci ha portato qua in mezzo tutte queste pecore. E godiamoci questa roba. Però mi sembra bello. Pensa come facevano a salire. Vabbè, più delle volte stavano dentro il centro lì. Perché qui si vede che c'è un minimo di unione, diciamo, fra i due pezzi. Quindi si camminava qua. È salita qua. Commenta. Cosa vogliamo commentare? Si tratta di un ristorante top. Siamo al top del top. Bussa. Che cazzo vuoi fare? Bussa. Non si sente un cazzo. Vuole entrare. C'è una capretta. Qui siamo oltre l'Albania, oltre. Qui siamo nel Burundi. Ritiralo. Ma ritira la cosa? Quello che hai appena fatto. Il bacio, che ti devo fare? Le noccioline non stanno funzionando purtroppo. No. Chissà cosa funzionerà. Io non ho un intaggiare.
qua ti faccio fare un tour della cucina. Qui abbiamo, in questo momento sto preparando un piatto. Qui sono castagni che abbiamo raccolto in modo molto selvaggio. E questo è il bel focarello in un posto sperduto che si chiama Campo Tosto. Abbiamo portato la pecora qua alle bovine, ad Assisi. Sta facendo un video, è avvicinato. Quindi ti spiego, pecorella. Allora, pecora è anche quello che guardate. Qui diciamo che dobbiamo unire la pecora in un ovile sempre più grande, così possiamo controllare meglio. E siccome ci sono anche delle pecore un po' meno bestie, delle pecore che pensano solo alla carne, ci sono anche quelle un po' spirituali, per quelle là piano piano ci siamo. Già sicuramente facevano tutte cagare queste religioni, diciamo, ma adesso le uniamo così fanno ancora più cagare e le pecore diciamo le controlliamo ancora meglio. Bene, vediamo, ora qui c'è sole, luna, sole e luna sono gli opposti, no? Poi stavamo spiegando la pecora tutto così, diciamo, la croce, diciamo, se tu vuoi unire due punti, fai una linea, la linea due volte, no, perché c'è sempre questo, gli opposti, no? Da unire, no? E la croce. Se tu hai tre punti, se li vuoi unire fai un triangolo. Il triangolo due volte è questa roba qua. Quattro volte, quattro punti e la stella otto punti. Capita? Abbiamo la campana della pace, i popoli se non sono diversi, se non sono, se sono disgregati, la diversità, diciamo, c'è il rischio che queste pecore si ammassano l'una con l'altra, invece se le pecore sono tutte insieme, si vogliono bene, diventano un tutt'uno, diciamo, sono più facili da ammazzare, e quindi questa è la campana della pace, tutte le religioni diventano uno. Ecco, l'hai già spento? No. Fammi a inquadrare questa bellezza rettiliana, questa bellezza, diciamo, il nuovo ordine mondialista, diciamo. Ecco, qui c'è la palla del mondo controllata, che controlla tutto, diciamo, le religioni. Abbiamo un cerchio, diciamo, che il significato è uno, il significato di uno, da quattro o tanti, uno. Ma decide di imparare. Cioè hanno messo Gesù sotto, dentro al sole, c'è scritto Gesù Cristo dentro al sole. Il sole è Lucifero. Lasciamo vedere. Lì ci sono tre archi, diciamo, questo tre che si ripete sempre. Qui un altro angelo molto rassicurante, da questa faccia molto benevola. Poi qui abbiamo Isis con il suo piccoletto Horus. E qui abbiamo la santità, diciamo. Ma tu ti aspetteresti una roba così astratta, così satanica da sì, invece sì, ci è sotto la testa, diciamo, invece di avere l'aureola c'è il triangolo, diciamo che la testa della pecora è completamente ipnotizzata dal triangolo, diciamo, da questo significa. C'è anche una pianta di quercia forse, ma beh, tutta verde la pecora, l'idea di uno zombie, non so. Ci troviamo in un posto bellissimo, ma come tutti questi paesini italiani ormai in via di morte, Antrodo, si chiama questo posto. A me piace, abbiamo anche i nostri amici che ci salvano qua, e quindi speriamo di trovare un buco per ripararci questa notte. Ovviamente le pecore che hanno fatto, no? Adesso avranno problemi di questa roba qua, e però per fortuna c'è il rotolo che ci pensa alle pecore. Vediamo i nostri amici del Rotary come ci stanno aiutano la comunità a essere più sana, prevenendo la diffusione del coglione. Vediamo, avviciniamoci, Rotary, il mitico Rotary, ragazzi. Guarda, fanno tutto così per beneficenza loro. Ci troviamo qui, ecco, loro hanno un cuore grandissimo, siamo tutti. Ecco, loro sono gli stessi che hanno dato fine al polio, ragazzi,
daranno fuori anche al coglione, la porca puttana. Metto la mano sul fuoco. Unità mobile, diciamo, della protezione della pagola, diciamo, si sta occupando per abboccare qualche pollo, diciamo così, se prende quello, diciamo. Con il contributo dei rettili di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, ragazzi, stiamo per sterminare il pecorame anche qui in Umbria. E io sono Piero Angelo. Arrivederci.